avete accusato di ideologia. Questa ideologia, stiamo d'accordo, se la, per ideologia si intende difendere la dignità delle persone, delle madri, dei bambini che hanno diritto a sapere di chi è il loro padre, chi è la loro madre, hanno diritto a non essere merce. Scarparotto, ecco, il servizio di schiavitù e di acquisto dei bambini non è un servizio. Ho sentito parlare di cose che sono completamente estranee. Senatrice Maiorino, lei ha espresso molto chiaramente il suo pensiero, adesso lascia che esprima il mio. E allora è stato detto che la cosa è rivolta alle coppie omosessuali. C'è scritto da qualche parte che è rivolta alle coppie omosessuali? No, c'è scritto, e dite, citate dati che può darsi che siano veri, non sappiamo perché essendo una pratica illegale non lo sappiamo, che l'80% delle surrogazioni di maternità viene praticato da coppie eterosessuali. Può darsi, è una pratica vergognosa. Colleghi, allo stesso modo. Vi prego di non interrompere il senatore Malan, grazie. Ha parlato proprio la senatrice Maiorino di una nostra presunta intenzione di limitare il diritto all'aborto stabilito dalla legge 194. È falso, è completamente falso, e ricordo invece che nei contratti commerciali cui vengono sottoposti le madri surrogate, quelle che effettuano la surrogazione di maternità, ci sono degli impegni per cui, siccome il bambino che hanno in grembo è merce altrui perché è comprata dagli altri, queste donne per contratto possono abortire solo se lo decidono i padroni della coppia. Allora, questa è la limitazione del diritto all'aborto, questo lo è, così come una limitazione alle libertà personali. L'impegno a non assumere una serie di farmaci, ad avere uno stile di vita durante questa gravidanza per altri, ad avere uno stile di vita che sia, che in alcuni casi, rispetto in particolare alla non assunzione di farmaci, può mettere in pericolo la salute della madre, ma siccome c'è il contratto è sacro, bisogna arrendersi, senatore Verrini, giusto? Bisogna arrendersi a queste cose, perché c'è il contratto, per cui i ricchi hanno comprato il bambino, la donna povera non si può curare e può abortire solo se lo decidono i padroni.